Buonasera, ci siamo. Allora, core, una parola un po' difficile. L'ho incontrata per la prima volta nel 1999, è stato un incontro non troppo nobile, perché dava il nome ad una pedana, che era un misto tra uno step e una pedana propriocettiva, di cui non si capiva neanche tanto bene il funzionamento o l'utilizzo. Però faceva parte di un programma che focalizzava la sua attenzione su di un movimento qualitativo e non quantitativo. Ho ritrovato la stessa parola in altri ambiti, veniva elencata tra le cinque componenti fondamentali dell'allenamento allora nascente, l'allenamento funzionale. Inutile dire che non era assolutamente a conoscenza di quello che era stato scritto a partire da 15 anni prima riguardo appunto il core, non sapevo niente di che cosa fosse un'unità funzionale, non sapevo niente di mal di schiena, di timing, di attivazione ritardati, di muscolo trasverso, di multifido, erano nomi misconosciuti, di muscolatura globale, locale, dei tre sottosistemi che sottintendono alla stabilità intersegmentale spinale, di unità interna e di unità esterna. Era un mondo assolutamente sconosciuto per noi e tantomeno sapevo di come il termine core stesse in qualche modo percorrendo in senso assolutamente trasversale tutta la letteratura, da quella divulgativa a quella scientifica, e di come in qualche modo andasse assumendo il ruolo di catalizzatore, di denominatore comune, di un denominatore riguardo a dei campi di intervento che ritenevamo distinti, quale appunto quello della prevenzione, della riabilitazione e della performance. Il resto è stato un po' un rincorrere, qualcosa che desse un fondamento e scientifico ma anche assolutamente un criterio di applicabilità pratica al core. È stato rincorrere i modelli cinesiologici preesistenti che in qualche modo avevano fatto riferimento a questo unità funzionale senza neppure conoscerne l'esistenza, a dei modelli biomeccanici che ne giustificassero il funzionamento. Voi potete pensare al core in maniera molto semplice, come a un deragliatore o un demoltiplicatore o come al differenziale centrale di una macchina a quattro ruote motrici. Questo forse è il modello più calzante se lo vogliamo riferire al corpo umano. È stata una rincorsa a cercare di capire quella che fosse la fisiologia del core e quindi quelli che sono e rimangono i meccanismi fondamentali, la coordinazione tra muscolatura locale e globale, il meccanismo della pressione intraaddominale, il meccanismo di trasferimento delle forze che è tipico della fascia toracolombare e l'attivazione muscolare preprogrammata con tutto quello che sottende, quindi con tutti i meccanismi di feedback e di feed forward. È stata una rincorsa a capire dove fosse collocato questo core, quindi a darne una identificazione formale precisa, a identificare quelli che sono i limiti strutturali di questo cilindro addominale, a capire poi che cosa significasse lavorare sulla stabilità prossimale per migliorare la mobilità distale, che è stato un assioma su cui tanti hanno lavorato nel tentativo appunto di confezionare anche dei programmi di lavoro. Capire come un elemento in definitiva anatomico potesse essere centrale a tutte le catene cinetiche di tutti i movimenti sportivi e come l'onnipresenza del reclutamento del muscolo trasverso e del multifido in qualche modo garantissero la salute di tutte le attività e sportive e quotidiane. Mentre cercavo di capire,
e ce n'è voluto un po' di tempo. Naturalmente la ricerca andava avanti e per quanto ci riguarda la ricerca si è organizzata in tre filoni fondamentali, cioè quello che riguarda la core stability e la prevenzione degli infortuni sportivi e nella riabilitazione sportiva, la core stability nel miglioramento della performance sportiva e in maniera specifica il core stability training. È andata avanti con risultati assolutamente evidenti ed accertati di buon livello e di buona qualità, però partorendo delle conclusioni che difficilmente sono allineabili. Perché? Perché probabilmente c'è una bassa potenza statistica nelle ricerche e perché probabilmente i temi di ricerca sono assolutamente specifici, cosa non proprio calzante nei confronti di un elemento, il core, che invece ha una struttura estensiva e globale piuttosto che analitica. Comunque sia, le cose che credo possano interessare di più in termini operativi sono che gli esercizi che abbiamo conosciuti e abbiamo imparato a proporre hanno un'origine precisa, una familiarità precisa, vengono dal mondo biomedico. Bisogna fare riferimento ai protocolli di McGill e di Sarman, ma comunque vengono da un'esperienza che è in prima istanza e preventiva e riabilitativa. Gli esercizi che conosciamo come core, che sono limitati in qualche modo, non possono essere esclusivi e assolutamente limitanti. Dobbiamo interpretare questi movimenti, che nel corso degli anni sono diventati familiari in qualche modo, come una strategia per insegnare non una stabilità orizzontale, ma per insegnare appunto una maggiore sicurezza verticale in proiezione dinamica. Il core, gli studi sul core ci hanno riportato indietro anche in qualche modo, perché ci hanno consentito di rivalutare una ginnastica fatta con il corpo essenzialmente e basata sulle posizioni che il corpo può assumere e sul fatto che il corpo si possa muovere libero da qualunque carico o sovraccaricato. È una grammatica che sul finire degli anni 90 avevamo sinceramente un po' smarrito, un po' perso. Ci ha fatto capire che in qualche modo la riduzione dei punti di contatto con l'ambiente, con il suolo, con la parete e il passaggio dall'orizzontalità alla verticalità sono altri elementi che possono arricchire il mondo dell'esercizio. Non esistono soltanto parametri convenzionali. Ci ha fatto capire anche che l'esercizio non può essere limitato a serie ripetizioni, ma può essere legato in qualche modo ad altri esercizi fino a costituire una continuità gestuale che in qualche modo ripercorre la similarità meccanica con le attività che andiamo ad allenare da un punto di vista sportivo. Ci ha fatto capire che non è tutto nero o bianco, cioè non c'è soltanto isolamento e integrazione, ma si può passare dall'isolamento di una muscolatura locale, quindi da una sensibilizzazione locale analitica molto fine, ad una progressiva integrazione in schemi sempre più complessi, quindi passare dall'isolamento a una co-contrazione che diventa involontaria fino a ripercorrere e a mimare quelli che sono movimenti invece quotidiani o sportivi complessi. In termini di allenamento è un po' come stabilire questo percorso, cioè iniziare con pattern di movimenti che non sono funzionali, passare per strade intermedie a un movimento prefunzionale fino ad arrivare al movimento funzionale vero e proprio. Su che cosa ci ha sensibilizzato in quest'anno, in questi anni, l'allenamento del core e la conoscenza del core? A considerare che i nostri esercizi possono essere pensati in termini di catena cinetica, con tutto quello che comporta come tridimensionalità del gesto.
che possono comprendere due parametri diversi da quelli che eravamo abituati a considerare, cioè la stabilità e la mobilità, e che ogni gesto è sintesi di stabilità e mobilità sequenziale. Ci ha sensibilizzati all'uso di movimenti non monoplanari, ma con pattern di movimento diagonale o spiraliforme anche, che guarda caso sono i movimenti tipici anche della gestualità calcistica. Ci ha condotti, e in qualche altra relazione ho già cominciato a sentir parlare di questo tipo d'approccio, ci ha condotti verso una visione olistica, cioè non ci spaventa più pensare in termini globali o olistici, il che vuol dire, e ne sentirete e ne stiamo sentendo parlare sempre più spesso, parlare di rete fasciale e parlare di struttura di biotensegrità. Il core ci sta benissimo, nel senso è una parte così estensiva che non può essere ridotto ad una unità anatomica, ma è qualcosa che percorre il corpo in tutte le direzioni cinetiche. Che cosa possiamo aver perso durante questo percorso? Tutti quelli che sono sinonimi di core e che ci sono passati davanti agli occhi in maniera assolutamente inavvertita, e che invece secondo me rappresentano un'opportunità anche in termini di variabilità dell'esercizio e di proposta multidisciplinare. Ci siamo forse persi il fatto che tante tecniche, tra quelle più accreditate, riconosciute, a quelle magari meno note perché più recenti e più di moda se volete, si rifanno scientemente o non scientemente al core e quindi all'apprendimento e all'interiorizzazione di questo meccanismo di stabilità e di movimento. Ci siamo persi, e non è trascurabile secondo me, vista il riferimento che si fa molto spesso a quella che è la sfera comunicativa e psicologica nei confronti dell'atleta, ci siamo persi il fatto che non c'è da pensare soltanto a una interpretazione prettamente fisica del core e quindi in qualche modo riferirsi soltanto ai movimenti o ai pattern di movimenti primordiali o primitivi, ma c'è anche la possibilità di un'interpretazione e di uno sviluppo in campo psicologico. Cito gli esercizi e le tecniche di grounding, per esempio. Chiudo con questo, che è un'affermazione assolutamente, probabilmente anche troppo evidente, troppo scontata. Quando si parla di core oggi non si può veramente soltanto più parlare di trasverso, addominale e di multifido, di fisiologia e di anatomia del core. Bisogna pensare ad un sistema che ingloba tutto quello che succede dalla testa, perlomeno fino alla pelvi, e anche se può sembrare un argomento distante dal nostro campo, include tutti gli organi interni. Questo lo dico a beneficio di chi magari è appassionato di tecnica osteopatica. Io vi ringrazio.